Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere una cosa che magari alcuni non sanno ancora. Allora, punto 2, non mi criticate sul basilico perché lo so benissimo da solo. Mi è un po' scappato, però non c'è nessun problema. Ora vi spiego il perché. Come succede a me, può succedere anche a voi, per cui non vi dovete assolutamente allarmare. E non succede niente. Allora, ora vi faccio vedere. Come notate, il basilico è andato un po' in fiore, ma non fa assolutamente niente. Non è che uno dice se è andato in fiore è da buttare via. Assolutamente sbagliato, perché queste foglie qua io le recupero e ci faccio un ottimo pesto, per cui anche voi non dovete avere nessun timore perché non avete nessun problema a usare queste foglie qua. E un'altra cosa, ora vi insegnerò come tagliarlo perché è una cosa molto importante. Tanti di voi strappano le foglie così. Se voi strappate le foglie così, la pianta va a rovinarsi qui e poi niente, alla fine va a seccare. Una cosa invece che bisogna fare è un taglio netto con la forbice. Ora ve lo faccio vedere, eh? Guardiamo se riesco a fare scusate un secondo, se riesco a mettere il telefono in qualche maniera per farvelo vedere, altrimenti niente, faremo così. Guardate, facciamo finta. Una cosa che vi consiglio di fare, io vado a occhio, infatti non so se vedete come sono tagliate, comunque loro da qua ricacceranno e rifaranno tutte le piantine. Mano a mano che vado a tagliare, tolgo anche le erbacce, se trovo delle erbacce tipo queste abbastanza grosse che mi andrebbero a impedire la crescita, diciamo, del basilico. Allora, quindi prendiamo, per dire, ora vi faccio vedere, prendiamo e tagliamo così, tagliamo così e tagliamo così. Ecco qua. Per cui, come notate, queste foglie qua sono tutte buone. Certo, c'è parecchio scarto perché ci sono molti fiori, ma a noi non ci interessa. L'importante è farlo ributtare. Cosa vuol dire? Che noi tagliandolo così, lui dopo qualche giorno la piantina si risviluppa. Ora vi faccio vedere, tanto togliamo un po' di erbacce, eccole qua. Tanto queste qui le lasciamo, questa la togliamo, noi queste le lasciamo e questa qui vedrete che tra un po' ricaccerà. Ora vi faccio vedere infatti il basilico, che questo qui, come vedete, è stato tagliato nei giorni precedenti, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Se guardate qua, è bello fitto, infatti questo sta ricrescendo molto, ma molto bene. Eccolo qua. Vedete? Ora, se questo qui ha fatto, perché è ancora piccolino, potete far così. Eccolo qua, questo qui è il basilico che praticamente sta ricrescendo. Per cui non abbiate, anzi, mi sembra anche più bello se voi notate. Per cui non abbiate nessuna paura di tagliarlo perché ricaccia molto velocemente, cioè nel giro di una settimana, anche meno, riavrete questo tipo di piantine. Eccole qua. Per cui mai staccare le foglie, ma dare un taglio netto basso. Se guardate, ecco qua come si sviluppa. Cioè, qui è stato fatto il taglio, si vede benissimo. E la piantina di basilico ha ributtato giù dal basso. Ecco qua. Benissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento agli altri video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Nel mio canale si parla di orti, olive, galline. Insomma, quasi tutta la vita contadina, come una volta, più o meno. E niente, dai, vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti amici.